Il concorrente invisibile. Oggi voglio parlarti di questo concorrente che molti imprenditori, quando entrano nel mercato, anche liberi professionisti, non considerano ed è nient'altro che l'ignoranza da parte del mercato del vostro prodotto o servizio, o meglio, della soluzione che il vostro prodotto o servizio porta o può portare all'acquirente. Cosa significa? Che voi avete un nuovo sistema, un nuovo metodo per risolvere un determinato problema, magari qualcosa di innovativo, qualcosa che nessun altro offre, ma le persone non lo sanno, non sanno che possono risolvere il loro problema grazie a voi. Questo è un tema assolutamente importante da tenere a mente, perché se le persone non sono a conoscenza di questo non potranno mai acquistare. Equivale, faccio spesso l'esempio di un negozio che apre e dà per scontato che le persone, siccome lui ha aperto, sappiano della sua esistenza. Non è così. Tantomeno oggi, quando il mercato è pieno di qualunque tipo di stimoli, qualunque tipo di prodotti, di offerte, se abbiamo qualcosa di innovativo per risolvere un problema, dobbiamo necessariamente farlo sapere alle persone. Ti faccio un esempio di quelli miei stupidissimi che non hanno senso ma rendono bene l'idea. Immaginiamo che io abbia male al ginocchio, ok? E l'unico modo che conosco per, diciamo, avere un po' di sollievo è o andare dal massaggiatore, fisioterapista che mi tratta con le mani, con un macchinario, magari con la tecarterapia, insomma, diciamo tramite un fisioterapista, oppure tramite una crema. Metto il Voltaren sul ginocchio e mi passa l'infiammazione e ok, sto meglio. Questi sono gli unici metodi che io conosco. Immaginiamo che tu inventi un cuscino che, grazie a questo cuscino, siccome dormi dritto ti passa il male alle ginocchia. Ripeto, l'esempio è assurdo, però il concetto su cui voglio portare la tua attenzione è cosa significa avere un mercato che ignora il tuo prodotto. Perfetto, le persone che hanno il mio problema, diciamo così, il male al ginocchio, non sanno dell'esistenza di un'alternativa, ovvero di questo cuscino che per qualche strana ragione fa passare questo male. E il punto è proprio qui, nel senso che se noi abbiamo un prodotto che le persone ancora non conoscono, ma possiamo risolvere in qualche modo la loro situazione, il primo passo da fare è quello di farglielo sapere. Ed è un passaggio essenziale, fondamentale, senza di quello non riusciremo mai a vendere. Ed è anche una delle situazioni più difficili da un certo punto di vista, perché per qualunque tipo di problema oramai le persone sono abituate a sentirsene veramente di ogni qualunque cosa, veramente. Quante diete esistono? Infinite. Molte persone ne provano tantissime, leggono di persone che ho fatto la dieta X, ho perso 20 kg, ho fatto la dieta Y, ho perso 50 kg. Poi le provano tutte e non perdono neanche un etto, però quello è un altro discorso. Il punto è che le persone sono bombardate di informazioni e per qualunque tipo di business oramai esistono veramente centinaia di alternative, per questo è difficile catturare l'attenzione. Però noi dobbiamo concentrarci proprio su questo, sulle persone che hanno questo problema, nell'esempio stupido che ho fatto, il mal al ginocchio, e fargli sapere che grazie al tuo cuscino riusciranno finalmente a risolvere quel problema, le varie motivazioni e, insomma, proporgli la tua offerta. Questo è un passaggio fondamentale, come dicevo, e in ogni caso ricorda che indipendentemente dal business in cui sei, esistono persone che ignorano assolutamente o la tua esistenza o la possibilità che tu sia una soluzione particolare. Quindi ragiona su questo e chiediti come puoi fare per raggiungere queste persone, fargli sapere che esisti o che in qualche modo puoi aiutarle a risolvere il loro problema. Trova una risposta, mettila in pratica e il tuo business avrà una bella impennata. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ti faccio una domanda trabocchetto. Quante persone avrebbero bisogno del tuo prodotto o servizio? Magari un ristorante, quindi la domanda è: quante persone abitano nella tua zona e non ti conoscono, non sanno che esisti? E se vendi un prodotto o un altro tipo di servizio, la domanda è la stessa. Quante persone non sanno della tua esistenza? Se la risposta è troppe, ecco, forse è arrivato il momento di intervenire. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!